100 anni di sci in una mostra con un intento benefico. Sì, è la terza mostra a Domodossola in favore di ANCSA Vici Onlus, l'associazione che raggruppa le famiglie con fanciulli autistici. E noi soci cerchiamo, se abbiamo qualche particolarità, di fare delle iniziative per sensibilizzare sul problema e raccogliere fondi per le terapie e il supporto che questa associazione dà in provincia. Quando è nata l'associazione? L'associazione è nata una decina d'anni fa nel VCO, è un'associazione nazionale che c'è già da più di 20 anni e che è cresciuta come iscritti visto l'aumento esponenziale di questo problema negli ultimi decenni. Ecco, in particolare qui nel VCO, quanti casi? Ma il VCO, sì, ci sono diversi casi, però non è che ci sia un'epidemia nel VCO, è in linea con la media nazionale ed europea. Ecco, tornando alla mostra, quali sono le sue peculiarità? Ma questa mostra, che ormai ha assunto una peculiarità, diciamo che la sua caratteristica è la completezza. Credo che ho intitolato questa mostra 100 anni di sci perché credo che riesca veramente a dare un'idea dell'evoluzione delle attrezzature e degli sciatori dalla fine dell'Ottocento fino alla fine del Novecento. Soprattutto la parte più antica degli attrezzi è veramente difficile trovarli altrove in Italia e tutti insieme. Ed è per me un piacere riuscire a mostrarli, anche se devo dire che è un impegno molto, molto gravoso allestire una mostra del genere.